L'uomo è l'apice della creazione. Nell'universo fisico non c'è nessun'altra creatura che ne sia paragonabile. Gli animali superiori possiedono occhi e orecchi, ma servono solo per ricevere le impressioni del mondo fisico. È solo l'uomo che è dotato di un occhio e di un orecchio interiore, con i quali può entrare in contatto con Dio stesso. Una prerogativa veramente straordinaria. Dentro l'uomo c'è uno spirito divino che ha le stesse caratteristiche del creatore stesso. È un tesoro di una immensa ricchezza, invalutabile. Il grande maestro Kripa Singh diceva: ogni gloria e ogni bellezza si trovano dentro di voi. 2600 anni prima il Buddha diceva: chi conosce se stesso trascende nascita e morte. Tutte le creature di questo universo, dal filo d'erba fino all'apice della creazione che è l'uomo, sono soggetti a nascita e morte. Ma possiamo superare nascita e morte, diventare immortali. In che modo? Quando impariamo a elevarci al di sopra della coscienza fisica, entriamo in contatto col nostro spirito che è immortale. Da quel momento siamo diventati esseri immortali. La morte stessa non ci può più toccare. Siamo entrati in contatto con l'infinito e con l'eterno. Ma la maggior parte degli uomini, purtroppo, essendo cosciente di questo tesoro interiore, conduce una vita a livello dei sensi. E per questo è attraversata da continue vicissitudini. Perché ignorando la luce, gli uomini camminano nelle tenebre. Chi cammina nelle tenebre inciampa continuamente. C'era un giovane che aveva ereditato da un lontano parente una vecchia casa di poco valore. Questo suo parente vi aveva trascorso tutta la vita conducendo una vita modesta. E l'unico suo possesso era appunto questa casa. Ricevuta questa eredità,
il giovane decise di ristrutturarla, metterla nuova. Ecco che nell'abbattere un muro uscì fuori uno scrigno. Venne aperto questo scrigno, era pieno di gioielli, oro, diamanti, perle, un tesoro di un valore incalcolabile. Ora il proprietario aveva trascorso l'intera vita dentro questa casa in modo modesto. Se fosse stato cosciente di questo tesoro, avrebbe condotto una vita invece a un livello estremamente più alto. Così la maggior parte degli uomini ignorano questo tesoro interiore e vivono una vita da mendicanti. Mendicano le vane ricchezze e comodità di questo mondo, mentre potrebbero disporre di un tesoro che li renderebbe veramente e definitivamente felici. Così l'uomo è troppo occupato in questa esistenza, in quest'epoca, è continuamente indaffarato. E più il tempo passa, più indaffarato diventa. Già i bambini hanno in mano, per esempio, i telefonini. Non hanno un momento di riposo, sono continuamente a scrutare questi telefonini, a comunicare, a scoprire qualcosa. L'uomo invece avrebbe la necessità di fermarsi, a contemplare dentro se stesso, a scoprire in questo modo il tesoro della divinità che è dentro di lui. Allora la sua vita cambierebbe veramente. I maestri vengono appunto per metterci in contatto con questo mondo più elevato che si trova dentro di noi. Aprono il nostro occhio interiore, il nostro orecchio interiore. Ci fanno entrare in contatto con la manifestazione di Dio. Allora la nostra vita gradualmente cambia completamente. Il Cristo diceva che la lampada del corpo è l'occhio. Se il tuo occhio diventa singolo, allora tutto il tuo corpo si riempie di luce. Ma se il tuo occhio è chiuso e offuscato, tutto il tuo corpo sarà nelle tenebre. E allora quanto grandi saranno le tue tenebre. Così una volta che abbiamo aperto l'occhio interiore, dobbiamo cercare di tenerlo continuamente aperto, di vivere nella realtà spirituale che è l'essenza stessa di tutto quanto esiste. All'inizio c'era il Dio non manifestato, puro spirito. E da questo spirito che è derivata poi gradualmente
l'intera creazione. Dalla parola furono fatti i cieli. Quando entriamo in contatto con questa parola, abbiamo scoperto l'essenza stessa della vita e dell'intero cosmo. Così questo è il grande ideale che il Maestro ci viene a porre di fronte. Uomo, scopri la divinità che è dentro di te. Allora potrai vivere veramente da uomo. Adempirai il proposito del Creatore che ti ha dato la vita. Ti ha dato la vita perché tu sia un ponte tra il piano fisico e l'Eterno. L'uomo attuale manca di veri ideali. Conosce solo il mondo fisico. E allora apprezza solo le cose materiali. Il denaro, il potere, cerca di trarre piacere da tutte le cose di questo mondo. Cerca fama, al giorno d'oggi desidera apparire. Attraverso internet si crea anche un'immagine virtuale addirittura, che difficilmente coincide con quella reale. Sono tutte le cose che lo legano al mondo dei sensi. Perché, come abbiamo detto prima, è l'unico piano che conosce. I maestri vengono appunto per darci un assaggio del mondo più elevato dello spirito. Quando abbiamo assaggiato qualcosa di questo bene più elevato, vorremmo assaggiarne ancora, e poi ancora e ancora. Sorge dentro di noi questa sete continua di entrare in contatto col nostro spirito e con Dio. E allora diventiamo veramente degli uomini nuovi. C'era un pellegrino che aveva smarrito la via nel deserto. A forza di girare in tutte le direzioni, a destra, a sinistra, aveva esaurito tutto il cibo e l'acqua che aveva con sé. Ormai aveva poche speranze di sopravvivere. Ecco che, aggirandosi in mezzo al deserto, vide poco lontano su una tuna una borsa. E allora si precipitò verso quella borsa, dice: magari contiene un po' d'acqua che potrebbe essere la mia salvezza. Prese la borsa, la aprì, vide che era piena di gioielli, di pietre preziose, di oro. Allora l'ha presa, la scagliò lontano. Dice: qualche goccia d'acqua per me sarebbe stata molto più preziosa
di questa inutile borsa. Così i maestri vengono per distribuire a piene mani l'acqua della vita, che dona l'immortalità al nostro spirito, ci fa essere coscienti dell'immortalità che abbiamo dentro di noi. E quando abbiamo assaggiato qualche goccia di quest'acqua, ne diventiamo dei desiderosi estimatori. Vorremmo berla continuamente. Secondo la sete che abbiamo, possiamo berne un bicchiere, una bottiglia, addirittura fare il bagno dentro quest'acqua della vita, perderci dentro di essa. Diceva Guru Arjan che il nostro corpo possiede 9 porte. Gli occhi, le orecchie, le narici, la bocca e le 2 aperture inferiori. Però attraverso queste 9 porte non possiamo raggiungere alcuna conoscenza autentica. Il nettare divino può essere assaggiato soltanto quando bussiamo alla 10ª porta. Allora, la 10ª porta ci mette in contatto con l'infinito e con l'eterno. Da quel momento possiamo meditare sulla luce e sul suono divini e sviluppare le stesse qualità del Creatore. Acquistiamo la nostra autentica autocoscienza. Fino allora siamo immersi nell'ignoranza più completa, in cui barcolla, avanzando, l'umanità di questo tempo. Quando siamo entrati in contatto con la luce, col suono divino, allora possiamo sviluppare tutte le virtù possibili, le qualità infinite della divinità stessa. E c'era un saggio. Viene a sapere che c'era un asceta che viveva in una caverna da molti anni. Allora andò a trovare questo asceta. Gli disse: da quanti anni sei in questa caverna? Disse l'asceta: almeno 20 anni. Sei riuscito a raggiungere qualche esperienza di Dio? No, purtroppo a tutt'oggi non ho nessuna esperienza della divinità. Mi sto esercitando ultimamente a cercare di sviluppare dentro di me la pazienza. La pazienza, che è una virtù veramente straordinaria. Disse il saggio: ma tu non sei un asceta, sei soltanto un mistificatore. E questa asceta andò su tutte le furie, cominciò a insultarlo, lo cacciò fuori dalla caverna. Disse il saggio: vedi, non sei ancora riuscito a sviluppare la pazienza. Le virtù divine possono essere sviluppate solo quando entriamo in contatto con la luce e col suono celestiale. Allora le qualità di Dio diventano col tempo
le nostre stesse qualità. Non c'è altro sistema più efficace. Noi vediamo il mondo in base a ciò che siamo. Se indossiamo degli occhiali scuri, vedremo il mondo tutto scuro. Se indossiamo degli occhiali rosa, vedremo il mondo tutto in rosa. Ecco, c'era un principe che aveva ereditato il regno dal padre. Allora volle mettere alla prova alcuni dei suoi governatori. Chiamò dapprima un governatore che era noto per la sua severità. Era uno che teneva il proprio popolo, i propri sudditi, in una ferrea disciplina, concedeva poco alla gente. Allora disse a questo governatore, che era noto per questo suo carattere, cerca nella tua città una persona che sia veramente buona, che abbia tutte le virtù, e portamela qui. Ecco, questo governatore si mise a cercare la città, qualcuno che avesse quelle caratteristiche, ma non riuscì a trovarla. Vedeva difetti in tutti. Dopo un po' tornò dal principe e gli disse: guarda, non sono riuscito a trovare una sola persona che sia veramente perfetta. Allora chiamò il governatore di un'altra città, che era noto per essere generoso, avere sempre misericordia per la gente, fare di tutto per gli altri. E gli disse: devi cercare una persona nella città che governi che sia completamente cattiva, una persona piena di difetti. Ecco, questo governatore andò in giro per la città a cercare una persona del genere, ma non riuscì a trovarla. Vedeva in tutti qualche qualità buona. Così tornò dal principe e gli disse: guarda, non sono riuscito a trovare una persona che abbia solo difetti, che sia veramente cattiva. Così concluse questo principe: ognuno vede le persone che lo circondano, nel mondo che lo circondano, in base alla sua mente. Se nella sua mente ci sono cose buone, vedrà buono dappertutto. Se la sua mente invece è piena di limitazioni, vedrà queste medesime cose ovunque. Così il controllo della mente è davvero indispensabile. Quando abbiamo controllato la nostra mente, abbiamo messo un piede su di essa, con l'altro piede entriamo in paradiso. Ma come si può controllare la mente? Soltanto quando entriamo in contatto con la luce, col suono divino. Quando la nostra attenzione è assorbita in queste qualità divine, allora
la mente viene messa a tacere e il nostro spirito può elevarsi e assaporare la beatitudine e la gioia delle divinità stesse. Così la meditazione è l'occupazione veramente più importante di un essere umano. Quando ha trovato questa via d'uscita dal mondo materiale, dal mondo dei sensi, deve coltivarla. Più la coltiva, più si avvicina alla propria meta, che è il ritorno a Dio stesso. Peccato che siano pochi coloro che in quest'epoca, con la grazia del Maestro, riescono a percorrere questa via meravigliosa, ma non facile, del ritorno alla nostra origine. Così, cosa succede? Che l'uomo, non conoscendo se stesso e non conoscendo lo spirito divino che è dentro di lui, è in continuo conflitto con se stesso e con gli altri. Ci sono conflitti fra le persone, fra le famiglie, fra i vari punti di vista, fra gli stati e così via. Oggi si parla molto di un conflitto che è scoppiato nell'Europa stessa. Questo conflitto fa parlare molto di sé, ma se fosse l'unico conflitto al mondo, saremmo veramente fortunati. Sono censiti al giorno d'oggi 59 conflitti nel mondo, di cui non si parla, ma producono morti, feriti, deportati, sofferenze. Questo perché fin quando gli uomini mancheranno della vera conoscenza, non riusciranno mai a vivere in pace. Così si parla di questo conflitto perché è stato giustamente additato in quanto fare guerra è sempre un grosso delitto. Ma cosa dire degli altri 58 conflitti mondiali? Fortunatamente si sta preparando un'epoca di pace, di fraternità. Ma quest'epoca di fraternità, di pace, di beatitudine può derivare solo dalla conoscenza. Quando gli uomini avranno veramente conosciuto se stessi e il Dio che è in loro, allora ci sarà davvero pace. Così cosa succede in questo conflitto europeo? Nell'illusione di portare la pace vengono fatte delle restrizioni, no? Vengono tolti i contatti con chi ha provocato questa guerra, ma in cambio non si ottiene la pace. Infatti
nonostante tutte queste sanzioni che continuano, la guerra continua. Non solo, ma queste sanzioni producono l'effetto opposto, perché no. Ogni sanzione praticata impoverisce non colui che la subisce, ma chi la fa. Il prodotto interno lordo di tutti i paesi europei è precipitato di diversi punti, proprio in conseguenza di queste sanzioni. E allora, evidentemente non è la via giusta. Perché la pace si trova attraverso la pace. La pace si trova non cercando degli scontri frontali, ma ragionando. Ovviamente, come abbiamo detto all'inizio, la guerra è una cosa detestabile. È l'ultimo dei mezzi a cui non dovremo mai, no? A cui non dovremo mai ricorrere. Ma non è con la guerra che si spegne la guerra. I tedeschi occuparono l'Italia con la forza, la tenevano soggiogata negli ultimi anni di guerra con la forza. Vennero gli americani e con cosa la conquistarono? Conquistarono con la cioccolata, con le caramelle, con le sigarette, perché la gente fumava molto quelli. Questo è il modo per conquistare e mantenere la pace. Se invece di fare guerra offriamo benevolenza, possiamo ottenere quello che vogliamo. Così fortunatamente si apre, come abbiamo detto prima, un'epoca nuova. L'epoca della conoscenza, dell'amore, della pace, che portano una vita di beatitudine, di comprensione completa, un mondo nuovo che sorge dalle, diciamo, della fine del mondo vecchio, insomma, per così dire, dalle ceneri del mondo vecchio, nasce sempre il mondo nuovo. Ma questa nuova era della beatitudine, della conoscenza, della pace, dobbiamo costruirla innanzitutto dentro di noi. Quando l'avremo costruita dentro di noi, allora sorgerà anche sul mondo intero. Così possiamo prestare aiuto a tutti quelli che sono coinvolti in questi conflitti. Ma dovremmo farlo nel mondo intero, non soltanto al conflitto che ci viene posto davanti con così tanta evidenza. Ma quando i conflitti terminano, quando
quando la gente riesce a comprendere che non è attraverso la violenza che si possono ottenere le cose. Così io sono sicuro che se i due contendenti in questo caso si mettessero veramente a ragionare, a vedere che cosa vuole uno, che cosa vuole l'altro, troverebbero un punto di incontro al di là della violenza.